un lungo weekend al Teaterno per parlarvi dei campionati regionali di salto ostacoli. Un saluto da Paolo Sinibaldi, come sempre, per la Fisi Abruzzo, immagini e montaggio a cura di Luca Romano, la TV Lab. Numeri da record, oltre 200 iscritti, un numero che fa capire quanto stia crescendo questa disciplina, quanto stia crescendo la Fise Abruzzo. La ribalta la vogliamo dare ai ragazzi e alle ragazze, coloro i quali hanno vinto il titolo regionale. Tutti quanti un po' con la stessa domanda, dal più piccolino al più grandicello, chi sei sportivamente parlando? Ci raccontano la loro storia e noi con tanto piacere ascoltiamo le loro storie, che poi magari in futuro ci regaleranno soddisfazioni. Due parole con la vincitrice della categoria Big Pony, Maria Chiara Di Pasquale, gareggia per Teaterno. La prima cosa che ti ho chiesto prima, senza microfono, ma Maria Chiara, sei timida? Tu come mi hai risposto? No. Allora sei contenta anche di questa intervista. Dal tuo sorriso capiamo che il divertimento è tutto, è la parte più importante, vero? Raccontaci un po' com'è andata la tua gara. Benissimo. Hai avuto un po' di emozione, c'erano, non so, i tuoi genitori, i tuoi parenti, chi ti stava vedendo? I miei genitori. Poi alla fine, alla premiazione, abbiamo visto anche, abbiamo sentito un grande applauso nei tuoi confronti, perché forse hai anche tanti amici qui, no? Da quanti anni? Da quanti mesi? Da quanti anni? Da che periodo pratichi questo sport? 4. Saliamo di categoria, Giulia Ferrara ha vinto il trofeo Small Pony Abruzzo. Giulia Ferrara è tesserata per il centro equestre Il Melo. Ci racconti qualcosa di te, quando hai cominciato, come hai cominciato? Raccontaci un po' la tua storia. Ho cominciato perché mamma faceva questo sport da piccola, e però poi l'ha lasciato, e quando ero piccola mi portava sempre ad un maneggio dove io andavo, però poi l'ho lasciato perché per motivi miei, e poi sono venuta qui e niente. Sei contentissima perché sei arrivata prima, ma comunque ti sei divertita? Sì, mi sono divertita, però un po' di impegno ci vuole sempre. Beatrice Valentini è la vincitrice della categoria Medium Cavalli, le è tesserata per la Cordiana. Lo facciamo con tutti gli intervistati di oggi e chiediamo un po' la tua storia in questo sport. Come hai cominciato, quando hai cominciato, perché, insomma, perché ti piace? Ho cominciato perché mio zio me ne aveva parlato, perché aveva un cavallo in questo maneggio, e allora mi ha detto se un giorno volevo venire a provare. Ho provato e mi sono appassionata a questo, e dopo pochi mesi ho preso in mezza fida proprio il suo cavallo, e con cui sono arrivata qui. E sei arrivata alla grande oggi, in questo weekend, diciamo, è andato tutto molto bene. Sì, molto. Conosciamo anche Chiara Rosaria Capponi, che ha vinto il trofeo nella categoria Medium Pony Abruzzo. Chiara Rosaria Capponi è tesserata per la società, che ci dice lei, che è un po' complicata? San Pietro della Conteramo. Perfetto, a tutte quante stiamo chiedendo banalmente, ma noi vogliamo farvi conoscere un po' la vostra storia sportiva. Io ho iniziato quando avevo 3 anni e mezzo e non ho mai smesso. Ho cominciato quando, anche con la febbre a 40, sono venuta lo stesso. Poi ho avuto il mio primo pony a 8 anni, però purtroppo è morto quando ero piccola. E dopo ho avuto un altro, il cavallo che ho montato oggi,
in cui domato veramente io, perché quando è arrivato non sapeva nemmeno saltare, non saltava nemmeno barriere a terra, e si è arrivati questo, fino a questo punto. Abbiamo fatto pure alcuni campionati italiani. Da quando avevo 10 anni ho cominciato a fare il mio primo campionato italiano, i due campionati italiani. Poi ho fatto i due campionati italiani, ho vinto sia con la mia che con un altro pony che abbiamo dato a mia sorella, che ha fatto prima la 60. Adesso tocca a Federica di Properzio, ha vinto nella categoria Big Cavalli Abruzzo. Federica di Properzio è tesserata per la Cordigiana. Federica, anche a te, dai, ci devi raccontare chi sei, sportivamente parlando. Allora, io ho iniziato a montare a 4 anni e ho iniziato a montare un pony, iniziando da passo e trotto. E piano piano sono arrivata al galoppo, a saltare piano piano le 40, le 60, le 70 e fino a questo punto le 80. E fino ad arrivare qui e a vincere un bel titolo. Complimenti. Grazie. Brevetti amatori B90, questa è la categoria di cui è campione regionale Corrado Scordella. Facciamo con tutti, quindi preparati, è bella la tua cravattina. Adesso ci racconti la tua storia sportiva, come hai cominciato, cioè, sei arrivato anche a un livello piuttosto alto, no? L'età comincia a essere quella giusta per fare del sano agonismo. Allora, io sono in questa scuola da 3 anni e ho iniziato che non pensavo mai di poter raggiungere questi livelli e ci sono riuscito grazie al mio istruttore e a tutti gli aiuti che ho avuto. Ecco, sei tesserato per, ringrazio a questo punto anche con nome e cognome gli istruttori che ti seguono. E ringrazio Emiliano Varagnolo e Valentina Cappelluti, che sono i miei due istruttori della società La Cordiana. '90 Criterium Pony, Anna Soccorsi è la campionessa regionale di questa categoria. Come tutti gli altri, raccontaci chi sei sportivamente parlando. Allora, io sono Anna Soccorsi, il mio cavallo si chiama Telmiasap, faccio equitazione da 7 anni circa. E tesserata per il Melo. Tesserata per il Melo, la mia istruttrice si chiama Maria Grazia Bimonte ed è grazie a lei che ho raggiunto questo traguardo grande, molto grande. Trofeo Big Pony campione regionale Lorenzo Manca, che bello vederti sorridere. Adesso però ci devi anche raccontare la tua storia sportiva, come hai cominciato, ci racconti tutto di te. La mia storia è cominciata quando ho conosciuto i cavalli e mi sono subito piaciuti. Sei tesserato per il Melo e vuoi ringraziare qualcuno? Sì, voglio ringraziare la mia istruttrice, che è anche la mia mamma, e voglio ringraziare anche mio padre. Grazie a tutta la FISE Abruzzo, ma nello specifico vogliamo intervistare il responsabile del settore salto ostacoli, che è Alessandro Amatobene. A lui la parola per una sorta di consuntivo, di bilancio, ma anche, perché no, di previsioni. Il responsabile di settore, Alessandro Amatobene, parlare di record non è un'iperbole, avete fatto davvero dei numeri eccezionali. Sì, abbiamo fatto veramente un bel lavoro con l'aiuto soprattutto di tutti i centri ippici che hanno risposto, insomma, numerosi alla chiamata,
e diciamo che abbiamo circa 215 cavalli partenti. Considerando che su è un campionato, quindi ogni cavaliere può montare un solo cavallo, i numeri sono davvero importanti per una regione piccola come questa, soprattutto anche con la collaborazione del Molise. Abbiamo fatto un ottimo lavoro quest'anno. Secondo te perché c'è tutta questa passione? Certamente avete lavorato bene, però è anche, insomma, uno sport che ha un certo appeal, anche spettacolare. Sì, è uno sport davvero spettacolare, ma soprattutto che lega due esseri viventi come l'essere umano e il cavallo, e quindi la maggior parte delle persone che lo pratica sono persone che vivono per questo animale, insomma. Ciao da Paolo Sinibaldi, la Fisi Abruzzo continuerà con i suoi speciali conoscitivi delle varie discipline. Per adesso un saluto dalla caldissima giornata di giugno al Teaterno.